Il carisma di Santa Chiara d'Assisi declinato in alcune parole: povertà, lavoro, fraternità, clausura. È proprio di lavoro che vogliamo parlare, perché con la presenza di Suor Bernardetta e Suor Vittoria abbiamo la possibilità di entrare in uno che possiamo definire un angolo fortemente suggestivo dell'intero monastero, ma anche cuore pulsante della vostra attività. È qui che possiamo infatti vedere i frutti del vostro lavoro. Sì, per noi il lavoro è proprio fondamentale nel nostro carisma, no? Perché il lavoro significa condividere la vita dei poveri, no? Come i poveri lavorano per vivere, per mantenersi, noi condividiamo, ecco, quindi ci manteniamo proprio con il lavoro che facciamo, no? Come lavoro, quello che potete vedere qui, facciamo prevalentemente biscotti, marmellate, dipingiamo i ceri, sottoli, insomma facciamo un po' tutto quello che così è nelle nostre possibilità. E la cosa bella è che lavoriamo insieme, cioè adesso qui voi vedete soltanto noi due, ma appunto siamo un po' tutte le sorelle a supportarci e appunto a fare un po' questi vari lavori, anche semplici, però veramente il lavoro manuale aiuta molto nella nostra vita, anche una fonte di equilibrio, no? Proprio si svolge la nostra vita tra la preghiera e il lavoro. La nostra sveglia è alle ore 6. E alle 6:30 si inizia la preghiera giù in chiesa. Diciamo che è preceduta prima da una mezz'ora di preghiera, diciamo, personale, silenziosa, dove si leggono la liturgia, insomma, della parola del giorno. E dopodiché alle 7 inizia, diciamo, l'ufficio delle letture. Praticamente, cioè, sono i salmi che vengono, insomma, recitati e cantati. Poi abbiamo le lodi, dopodiché abbiamo la Santa Messa. Dopo la Santa Messa abbiamo, diciamo, un quarto d'ora di pausa, nel senso che si può andare su nelle proprie celle, poter riassettare la camera. Dopodiché, dopo questo quarto d'ora c'è la colazione e dopo la colazione inizia il tempo appunto di lavoro. E questo tempo di lavoro va fino alle 12:35, quando suona la prima campana, che è per l'ora sesta. L'ora sesta poi finisce a 1:00 e ci sta il pranzo. Dopo il pranzo ci sta, diciamo, un'oretta più o meno di riposo, che, diciamo, non sempre, o meglio, non per tutte le sorelle è possibile, perché alle volte, appunto, proprio per questo nostro lavoro, per questa nostra attività, ci richiede comunque di sacrificare un po' del tempo anche di riposo per, diciamo, ecco, appunto, fare questi lavori. Dopodiché alle 3:30 ci sta un'altra ora che si chiama ora nona, e dopodiché comunque riprende ancora diciamo tempo di lavoro, almeno per chi diciamo come noi siamo, diciamo, professe solenni, mentre per chi è in formazione comunque anche dei tempi di studio o di formazione, cioè incontri, diciamo, con i sacerdoti su, appunto, Sacra Scrittura, su vari argomenti, oppure degli incontri, diciamo, con la maestra di formazione. Poi dopo alle 6:10 suona di nuovo la campana per i vespri, e dopo i vespri ci sta la meditazione, che è un tempo di preghiera personale che dura fino alle 7:25. Alle 7:30 abbiamo poi la cena, e dopo la cena abbiamo il tempo che si chiama della ricreazione, cioè un tempo in cui tutte quante le sorelle ci riuniamo nel laboratorio, diciamo che è la stanza più grande dove tutte quante, insomma, ci riuniamo, e lì, insomma, fino alle 9:30 siamo lì, quindi siamo insieme, ci raccontiamo, voglio dire, scherziamo, ridiamo, insomma, come fanno tutte le, diciamo, le comuni persone, insomma, no? E poi alle 9:30 ci sta la compieta, e dopodiché, appunto, ognuno si reca nelle proprie celle per riposare, insomma. Ed è bello raccogliere anche i frutti della carità, la presenza dei prodotti del vostro lavoro può trovare poi un riscontro tangibile in tanti che vi conoscono, vi stimano, apprezzano il vostro lavoro, la vostra capacità di ascolto, e vogliono riconoscere anche il loro affetto tangibilmente. È possibile quindi, con la forma della cooperazione,
cooperativa che avete costituito anche aiutare e sostenere il monastero, acquistando questi prodotti anche online. Sì, esattamente, esattamente. È da poco che abbiamo proprio costituito un sito, il sito è www.monasterosantachiara.it. E appunto proprio anche per poter prendere e acquistare per chi volesse i prodotti online, perché appunto in questo periodo è proprio la situazione che viviamo che appunto abbiamo incontrato meno persone e abbiamo appunto pensato anche di ricevere un aiuto in questo modo, che veramente abbiamo trovato tantissimo. Infatti ringraziamo infinitamente proprio tutte le persone del luogo, della nostra regione e non solo, che ci stanno sostenendo in questo modo, no? Prendendo, acquistando dei nostri prodotti. I biscotti abbiamo insomma una varietà di circa 22 tipi, quindi diciamo insomma sono un po' biscotti, diciamo sia da, partono da quelli semplici insomma per il latte a quelli di pasta di mandorla, insomma proprio più particolari. E poi anche le marmellate, cioè essendo fatte esclusivamente con frutta e zucchero, quindi non c'è l'aggiunta di pectina, niente, quindi anche quelle vengono molto richieste, insomma. Facciamo insomma i liquori, soprattutto insomma diciamo il finocchietto, è un liquore insomma fatto proprio con diciamo il finocchietto selvatico che qui insomma troviamo qui proprio nel nostro terreno. E poi facciamo la grappa alla rosa canina, che anche qui sul nostro terreno, insomma, abbiamo un po' queste varie qualità che insomma anche chi ha avuto modo di assaggiare ha detto continuate, insomma. Davvero le persone le sentiamo vicinissime in questa forma di aiuto, cioè comprendono che danno proprio un aiuto alla nostra vita e poi anche al monastero che stiamo cercando di completare.